Come lo posso definire? Sicuramente all'italiana, un metodo all'italiana, però anche un metodo internazionale, perché l'esperienza che io ho avuto all'estero, in Spagna, in Inghilterra e in Italia, per cui mi ha colmato di molte lacune. E nel calcio c'è sempre da migliorarci, c'è sempre da imparare da tutti e io sono un allenatore così, voglio sempre essere alla ricerca del meglio, di quello che si può migliorare. Sono un puntiglioso, voglio sempre il massimo dai miei giocatori, dal mio staff, dallo staff medico, dallo staff tecnico, dai giocatori, da tutti quanti, perché noi dobbiamo essere una squadra unica. Il Monaco c'ha tante persone, ma poi in campo ne vanno soltanto 11 e queste 11 persone devono sapere che rappresentano tutta la comunità monegasca, rappresentano tutti quanti, non soltanto la S Monaco. Essere favorito significa che hai una buona squadra, per cui è un vantaggio. È uno svantaggio perché tutti ti affrontano sempre con il coltello tra i denti, per cui tutti ti vogliono battere, tutti saranno e sono stati al 100%. E tu invece non sai se lo sai essere in ogni partita. È la continuità quella che per me è molto importante. Per vincere un campionato tu devi essere motivato in ogni partita. La soddisfazione ancora non ce l'ho, perché sono molto difficile da accontentare, voglio il massimo sempre, non mi accontento di un tempo, di una prestazione, di una partita, voglio continuità, per vincere, per essere squadra dobbiamo avere una continuità di gioco, di consapevolezza, di serenità, tante cose che ancora noi dobbiamo conquistare. Come singolo sono contento soprattutto dei giovani, sono molto contento di quello che sta facendo Mendy fino adesso, sono molto contento di quello che sta facendo Carrasco, Germain, Dingomé, non vorrei scordarmene qualcuno. Ocampos è normale, ha attraversato l'oceano, non è facile a 18 anni subito far bene. Mai la meno no, perché anche nelle esperienze negative sono importanti, perché ti fanno capire dove hai sbagliato o cosa hai fatto che potevi fare in un'altra maniera, per cui io sono un positivo, per cui non troverò mai una mia esperienza negativa, saranno sempre positive. Noi siamo la squadra da battere, ma insieme a noi ci sono altre ottime squadre e noi dobbiamo continuare a lottare e a cercare di vincere, proprio per far capire a tutti che noi vogliamo essere lì in fondo, in testa alla classifica. Degli altri non ci deve interessare, però ci sono anche gli altri lo sappiamo, sono bravi, sono forti, magari non hanno il peso delle previsioni, e per cui possono giocare con tranquillità, con serenità, che stanno facendo un buon campionato. Il nostro buon campionato sarà solo se saremo riusciti a salire in Ligue 1. Ligue 1, il Nantes quando ci ha battuto, insomma, queste due squadre mi hanno impressionato, hanno un buon collettivo. Certo, il Nantes è stato anche fortunato, perché negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto mille occasioni da gol, grandi parate, non siamo riusciti a pareggiare.
però ma mi ha impressionato, devo essere sincero, un po' tutta la Ligue 2. Ci sono buoni allenatori, le squadre giocano, cercano di giocare bene, quando giocano contro di noi si vogliono mettere tutte là dietro e cercano di giocare al controattacco. Sembrano più squadre italiane che squadre francesi, però credo che la Ligue 2 sia un campionato per esperti, cioè ci sono ottimi giocatori e credo che sia seguito da molti operatori del mercato perché si possono prendere buoni giocatori. Adesso non possiamo, a lungo termine dobbiamo vedere il Monaco in alto nel campionato francese di Ligue 1, in alto nel campionato europeo di Champions League. Ma naturalmente da dove siamo adesso, a dove dobbiamo arrivare, c'è molto, molto spazio, per cui dobbiamo riempire questo spazio. Come? Essere concentrati adesso nel vincere il campionato di Ligue 2 e arrivare in Ligue 1. Poi capire dove dobbiamo migliorare, quello che dobbiamo fare. Abbiamo molti giovani, quanti riusciranno a fare il salto di qualità tra la Ligue 2 e la Ligue 1? E poi confrontarci con i più grandi, Paris Saint-Germain, Marsiglia, Lyon, tutti quanti, per vedere appunto che gap c'è tra noi e loro, e poi riuscire ad andare in Europa, se prima sarà l'Europa League va bene lo stesso, cioè passo dopo passo questo è il nostro progetto è quello di ricercare giovani campioni sperando di individuarli e che poi possano maturare qui da noi, ma naturalmente quando prendi dei giovani non sai mai se questo giovane riuscirà ad esplodere, ad essere un campione o soltanto un buon giocatore. Questo soltanto il tempo ce lo dirà.